oltre 200 morti in Italia nel 2018, 6 nella regione Marche, con 4 gravi infortuni nelle ultime settimane, aumento delle denunce per malattie professionali. Una situazione legata al lavoro molto grave. È più che grave. Sino a oggi i dati ufficiali che riportano i numeri, pur questi tristi numeri dei morti sul lavoro, dicono più di 275 ad oggi, quindi siamo di fronte a una mattanza che fa 3 morti al giorno. Di questi 3 morti, circa 2 su 3 succedono in 2 settori specifici, agricoltura e costruzioni. E oggi non a caso siamo nell'aula corsi delle CPT Scuole Edile di Macerata, perché è proprio questo il luogo da dove partire, anzi mi viene in mente da cui ripartire, perché ancora oggi si muore perché si cade da un ponteggio, perché si cade da una gru, si viene ammazzato perché si sfugge un cavo di una gru, cioè sono le stesse morti che succedevano 40 anni fa. Tanti i temi da portare sui tavoli delle istituzioni, come per esempio maggiori controlli, più risorse per la formazione, rafforzamento delle iniziative a sostegno dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e soprattutto fermare gli appalti al ribasso. Perché assegnare lavori al massimo ribasso significa sicuramente mettere a rischio la sicurezza, perché va ad incidere sicuramente sui costi della sicurezza. Superare il massimo ribasso significa mettere al centro la qualità dell'opera, la qualità del lavoro e quindi anche della sicurezza. Andrea Casini della FENEAL UIL focalizza l'attenzione anche sulla precarietà del lavoro. Il mondo del lavoro di oggi è brutto dirlo, ma è un mondo del lavoro dove la precarietà, dove la non sicurezza del proprio posto di lavoro, la non sicurezza nell'essere regolarmente e giustamente retribuiti per le mansioni e il lavoro che viene fatto, ti fa capire che spesso e volentieri, se non quasi sempre, i lavoratori non lavorano in quello standard minimo di sicurezza che invece dovrebbero avere. Io solamente un esempio, cosa che fino a pochi anni fa non si vedeva più, ma ogni tanto nei cantieri si trova ancora gente che lavora con le scarpe da ginnastica.